I pasticciotti presentano gli angoli. Hai mai aperto un ventaglio? Vedrai che la sticciola, ruotando in senso orario, disegnerà un angolo, mentre ci sarà un punto che rimane fisso, ossia il centro della rotazione, chiamato vertice. L'angolo, infatti, è la parte di piano compresa tra due semirette dette lati, che hanno origine nello stesso punto, chiamato appunto vertice. Lo spazio delimitato dai lati, invece, è l'ampiezza dell'angolo. L'ampiezza, che come abbiamo già detto è lo spazio delimitato dai lati, ci permette di classificare diversi tipi di angoli. E per misurarla si usa il grado, che si indica con questo simbolo, un cerchietto che viene apposto accanto al numero che indica l'ampiezza. Iniziamo dall'angolo retto, che ha un'ampiezza di 90 gradi. Esso è usato come riferimento per la classificazione di tutti gli altri angoli. Questo invece è un angolo piatto, che misura 180 gradi. L'angolo piatto equivale a due angoli retti ed è formato dalla rotazione di un mezzo di giro. I suoi lati sono due semirette opposte. L'angolo giro invece misura 360 gradi ed è formato da una rotazione completa. Come vedi, esso equivale a quattro angoli retti e i suoi lati sono sovrapposti. Ti sembra di vedere un lato solo, ma in realtà i due lati sono uno sopra l'altro. Al contrario, se non viene compiuta alcuna rotazione, avremo un angolo nullo, che misura 0 gradi ed è compreso tra due semirette coincidenti. C'è poi l'angolo acuto, che è minore di un angolo retto. La sua ampiezza è quindi inferiore a 90 gradi. Al contrario, l'angolo ottuso è maggiore di un angolo retto, ma è minore di un angolo piatto. Possiamo quindi dire che la sua ampiezza è maggiore di 90 gradi ed è minore di 180 gradi. Infine, un angolo è detto concavo se contiene al suo interno il prolungamento dei suoi lati. Al contrario, un angolo sarà convesso se ciò non avviene. Ma come si misurano gli angoli? Lo strumento per misurare gli angoli si chiama goniometro, una parola greca formata dall'unione della parola gonia, che significa angolo, e metron, che vuol dire misura. L'unità di misura delle ampiezze è il grado, che è stato ricavato dividendo l'angolo giro in 360 parti. Per misurare un angolo, devi far coincidere il centro del goniometro con il vertice dell'angolo. Poi devi posizionare lo zero del goniometro su un lato dell'angolo. A questo punto ti basterà leggere sul goniometro il numero dei gradi indicato dall'altro lato. Tutto chiaro? Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.